Buongiorno, buongiorno e bentornati a questo appuntamento con le fiabe teatrali, con queste storie e leggende. Oggi il protagonista di questa leggenda, di questa puntata, è Pulcinella e la sua nascita, potremmo dire così. Qui parleremo non tanto della nascita della maschera Pulcinella, nel senso di personaggio, quella ovviamente è contorniata da mille leggende. Per esempio, una racconta che Pulcinella nasce da un uovo d'oro, quindi nasce proprio come pulcino, da un uovo d'oro venuto fuori dal Vesuvio, quindi nato da un uovo nato dal Vesuvio. Per esempio, ci sono insomma tante leggende intorno al personaggio Pulcinella, ma quello che invece ci interessa a noi, di cui parlerò, è invece la nascita proprio della maschera, come la maschera di questo servo, che poi è diventato simbolo di tutto quello che è la napoletanità, di come è nata. Ovviamente Pulcinella oggi come oggi è diventato un po' abusato come maschera e come personaggio. Adesso Pulcinella è collegato alle pizzerie, diciamo così, però in realtà Pulcinella è uno Zanni ed è stata una maschera importantissima sia in Italia che in Francia e in Europa. È diventato quasi importante e conosciuto come Arlecchino. È stata una maschera indossata da tantissimi personaggi, l'hanno poi anche sviluppata, uno fra tutti, forse l'attore più importante che ha proprio sviluppato Pulcinella, anche per come lo conosciamo noi oggi, a livello di figura, è Petito, per esempio. Ma nel Novecento è stata portata anche da grandissimi attori come Massimo Troisi, in un film molto bello che è Il viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola. È stato portato anche da De Filippo all'inizio della sua carriera. Insomma, Pulcinella è stata indossata da grandissimi attori come maschera. Però iniziamo a parlare dell'uomo che si dice abbia inventato Pulcinella. Quest'uomo si chiamava Silvio Fiorillo, che se, insomma, se mi avete seguito altri video, questo cognome Fiorillo non vi dovrebbe essere completamente sconosciuto, perché quest'uomo è stato il padre del grande Tiberio Fiorilli, conosciuto come Scaramouche in Francia. Quindi sì, Fiorillo, Tiberio poi cambiò il cognome in Fiorilli, però lui è stato il figlio di Silvio Fiorillo. Quindi diciamo è stato un figlio d'arte e lui è stato il padre. Nato a Capua, una città in provincia di Salerno, all'incirca nasce nel 1560. È stato un attore che in realtà ha avuto la sua carriera soprattutto in Italia, poi è stato anche in Francia, ha fatto delle piccole tournée in Francia, però in realtà il suo, diciamo, l'apice della sua carriera è stato in Italia. La particolarità di questo attore era che in realtà lui ha portato sulle scene per la prima volta, così dicono, Pulcinella, ma in realtà il suo cavallo di battaglia, il personaggio che lo ha reso famoso, la maschera che l'ha reso famoso, era il Capitan Matamoros. Quindi la cosa assurda, il paradosso, che è un altro dei tanti che appartengono a Pulcinella, è proprio che l'inventore di Pulcinella in realtà è un capitano spagnolo fanfarone, Capitan Matamoros. Quindi lo stesso attore che all'inizio del Seicento, diciamo, si fa apparire in scena Pulcinella per la prima volta verso, si indica, il 600, 1609, era appunto, indossava più maschere, faceva più personaggi, ma la sua maschera principale era il Capitan Matamoros. Infatti lui lavorava, dicevano ai tempi che Silvio Fiorilli era un grandissimo attore capace di lavorare benissimo in lingua spagnola, ovviamente uno spagnolo maccheronico, e in lingua napoletana. E poi si alternava ogni tanto nel personaggio di Pulcinella, anche se diciamo, il personaggio con cui lui anche si firmava, che ci sono delle lettere, tipo una lettera che era scritto ai duchi di Mantova, alla famiglia Gonzaga, dove si firma proprio Capitan Matamoros, Silvio Fiorillo, conosciuto come Capitan Matamoros. Però ecco, proprio da un capitano nasce
fu stato il primo a scrivere e a inventare il personaggio di Pulcinella. Diciamo che questo Silvio Fiorillo ha fatto parte di varie compagnie, e una delle più importanti è stata quella degli Accesi, si chiamava, che era la cosiddetta, diciamo, veniva chiamata la compagnia del Duca di Mantova, quindi era addirittura chiamata così. E infatti lui è stato molto a Mantova, ha girato per Napoli, Roma, Firenze, eccetera, e ha collaborato con grandissimi attori dell'epoca, con qualcuno di cui abbiamo anche parlato noi. Lavorato con Martinelli, il famoso Arlecchino, e faceva parte di questa compagnia. Il capocomico era tale Cecchini. Cecchini era un po' il capocomico, faceva un po' anche da manager a questa compagnia, e con il Cecchini lui ha viaggiato in compagnia per molti anni, mietendo, così dicono, grandi successi. Intanto vi faccio vedere la maschera, perché poi ne parleremo di questa maschera, la maschera come oggi, diciamo, come oggi, vediamo il famoso profilo con naso ormai unico di Pulcinella. Vediamo, vi leggo un pochino come racconta proprio lo stesso Cecchini Fiorillo. Noi sappiamo pochissimo di Fiorillo, in realtà, perché è un personaggio che non ha raggiunto ovviamente il mito di suo figlio, per esempio, di Tiberio Fiorilli, non ha raggiunto ovviamente il divismo del Biancolelli, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo poche informazioni. Una di queste ci viene proprio dal Cecchini, che era il capocomico che interpretava anche in compagnia il servo così dello Zanni, chiamato, la maschera si chiamava Frittellino. Questo Cecchini racconta così, scrive così nel 628, parla proprio appunto di Pulcinella e racconta così: inventore di questa stragoffissima parte di Pulcinella fu il capitan Matamoros. Il capitan Matamoros, che viene come nome, è proprio da un personaggio spagnolo, da una maschera spagnola, che in realtà appunto non è stata inventata da Silvio Fiorillo, ma è stata resa celebre da Fiorillo, e deve il suo nome chiaramente dall'ammazzatore dei Mori, dei cosiddetti, dai nemici della cristianità, in qualche modo. Quindi inventore di questa stragoffissima parte fu il capitano Matamoros, uomo in altri comici rispetti di squisita bontà, poscia che per fare il capitano spagnolo non ha avuto chi lo avanza, e forse pochi che lo agguagliano. Quindi per fare il ruolo del capitano spagnolo non ha avuto nessuno migliore di lui, e pochi che lo raggiungono. Questo attore, per far credere che anche la semplicità abbia luogo da albergare tra napoletani, trovò questo modo di introdurla, quindi portando questa maschera del sempliciotto Pulcinella. Quindi la cosa assurda è proprio che Pulcinella è stato portato in scena da un attore che in realtà era famoso per fare il capitano fanfarone spagnolo. Silvio Fiorillo poi era anche non solo un attore, ma era anche uno scrittore che ci ha lasciato almeno una mezza dozzina di commedie. Fra le più famose ci sono i Tre Capitani Vanagloriosi, dove ci sono appunto tre capitani sulla falsariga del Miles Gloriosus, insomma, e poi ci lascia postuma, in realtà, una commedia che è stata pubblicata postuma, però che si dice sia stata la prima commedia dove è entrato in scena Pulcinella, che si intitola La Lucilla Costante. Anzi, il titolo esatto, ve lo leggo perché è molto interessante, è La Lucilla Costante con le ridicole disfide e prodezze di Pulcinella. È uscita nel 632, qualche anno dopo la sua morte. Ecco, qui abbiamo in questa commedia le prime parole scritte di Pulcinella. Fiorillo, poi vi racconto velocemente un po' altri aneddoti che riguardano altre storie che lo riguardano. La sua carriera di Fiorillo inizia con un omicidio. Questa è la cosa che viene raccontato proprio dal Costantini, che appunto quando scrisse la vita con le sue
iperboli e un po' romanzate storie del figlio, appunto, Tiberio Fiorilli, racconta anche la storia, una storia che riguarda il padre. E racconta così, appunto, Silvio Fiorillo racconta, era capitano dei cavalleggeri, quindi veniva, era un ex militare, e anche per questo dicono che il suo, da questo viene anche la sua bravura nel fare la parte del capitan Matamoros, quindi questo suo passato da militare, diciamo, che aiutava il suo lavoro d'attore. Era capitano dei cavalleggeri e volendo sposarsi in seconde nozze con una sua cugina della città di Capua, non poté mai ottenere licenza dal vescovo. Quindi tutto inizia, la sua entrata in arte, da un matrimonio non voluto dal vescovo con una sua cugina. Ebbe per questa ragione un contrasto accanito con il fratello di questo vescovo, il quale, volendo unire i suoi schemi di ragionamento, cioè iniziò a ragionare, a parlare, irritò a tal punto l'animo del padre, del nostro Scaramuccia, quindi l'animo di Silvio Fiorillo, quindi lo fece incavolare, iniziò a ragionare, lui a un certo punto non ci vide più e lo trapassò con la spada da parte a parte, slacchete come un kebab. E quindi, senza tante storie, gli passò la sua spada attraverso il corpo e lo mandò al creatore. E quindi da lì dovette scappare, quindi questo, trovandosi perciò obbligato a lasciare il regno di Napoli per sottrarsi ai rigori della giustizia, e trovandosi in un paese straniero senza denaro e con due figlioli sulle braccia, perché anche un altro figlio, fratello maggiore, di Tiberio, diventò anche lui attore poi successivamente, fu costretto, benché gentiluomo di nascita, a farsi ciarlatano. Quindi, scappando, si trovò nell'emergenza, nell'urgenza, di fare quindi il ciarlatano, il buffone e l'attore. Queste sono le origini, diciamo, le origini, il come è entrato in arte Silvio Fiorilli, quindi è entrato in modo rocambolesco, con un omicidio vero e proprio, fuggendo. Quindi pensate che all'epoca fare l'attore era un abbassamento di categoria, quindi uno, proprio perché era criminale, si è dovuto arrabattare andando in scena. Si dice, per l'appunto, che all'inizio della sua carriera incontrò un collega attore, che era un vecchio contadino, e da qui viene anche, si racconta anche l'origine del nome di Pulcinella, che era un contadino che si era dato in modo amatoriale alla professione, entrò quindi in compagnia, si chiamava Puccio Daniello, che era un personaggio, almeno così raccontano, un po' grassottello, un po' gobbo e con un naso molto pronunciato. Da qui si dice, un'altra leggenda narra, che proprio prendendo ispirazione da questo attore Puccio Daniello, con questo suo, questa sua tipica fisicità e questo suo naso adunco, lo stesso Fiorillo prese ispirazione per la maschera di Pulcinella. Quindi un'altra leggenda racconta che appunto l'ispirazione di questa maschera viene da una persona realmente esistita, tale Puccio Daniello. Ma com'era il primo Pulcinella? Quello interpretato da Silvio Fiorillo era molto diverso da quello che noi conosciamo oggi. Allora, le cose che avevano in comune in realtà erano, aveva il naso come questo, che il naso è rimasto tale, un naso molto adunco, pronunciato, appunto che ricorda quello di una gallina, di un pollo, il fatto che fosse nera, quindi anche lì la maschera era nera, il costume era comunque bianco, però non quel bianco che poi è stato reso famoso dopo, ma era più vestito proprio più di un bianco sporco, diciamo così, e finiscono, e poi aveva la gobba. Ecco, la cosa che c'era all'inizio, che come diceva Silvio Fiorillo, era anche un personaggio un po' alto, un po' allampanato e gobbo. Aveva però delle differenze, cioè all'epoca non aveva il cappello, quello a cono tagliato, che poi è diventato famoso anche tramite i quadri e le figure, no? Questo cappello a mezzo cono, ma aveva un cappello bicorno, è quello un po', avete presente, quello francese, che si chiama anche
la feluca, questo cappello un po' alla Napoleone, non so se avete presente. E poi aveva barba e baffi, un'altra cosa particolare che era barbuto e baffuto, per esempio. Quindi aveva delle differenze. Poi ovviamente il personaggio che l'ha fatto diventare appunto più simile sia come postura sia anche come atteggiamento, perché è diventato svogliato, pigro, eccetera, è stato Petito, è stato un grande attore che è arrivato molto dopo, che ha fissato la maschera di Pulcinella per come la conosciamo noi oggi. Però questo suo essere nero e bianco, la gobba e il naso erano quelli fin dalle origini del personaggio del primo Pulcinella, quello fatto da Silvio Fiorillo. Silvio Fiorillo poi nella sua carriera, diciamo raccontando un po' la storia di questo personaggio, è stato anche vittima di mobbing, possiamo dire, uno dei primi mobbing del teatro. E cioè, dovete pensare che lui faceva parte appunto della compagnia degli Accesi, la compagnia del Duca di Mantova, e c'erano dei problemi, come spesso capita fra gli attori, di ego. C'erano dei litigi, degli scontri. Uno fra i più crudeli è stato quello, al primo decennio del Seicento, della compagnia appunto del Cecchini, degli Accesi, in cui la moglie del Cecchini, Orsola Cecchini, ce l'aveva a morte, avevano litigato ferocemente con l'amante della Lecchino, del grande Martinelli, che era potentissimo. Pensate che a Parigi lo richiedevano, il Duca di Mantova lo spediva, insomma, a Parigi come un regalo, diciamo, ai regnanti. Quindi era proprio un personaggio quasi diventato più importante della compagnia stessa. Tale Baldina, che era l'amante appunto del Martinelli. E questo scontro, dicono che la moglie del Cecchini, quello che appunto interpretava, era capocomico e interpretava Trappolino, era una donna tremenda. Diceva, pensate che si racconta che c'era uno dei colleghi che scrisse una cosa come 200-300 sonetti contro di lei, cioè proprio parlando male di lei. Pensate al livello di antipatia che poteva creare questa donna. E quindi si creò uno scontro tremendo e il Martinelli decise di fare fuori. Diciamo che si creano due compagnie e una andò a Parigi con il Martinelli e l'altra con Cecchini invece rimase in Italia e fu fatto fuori anche insieme a Cecchini in questa seconda compagnia anche il povero Silvio Fiorillo, che addirittura il Martinelli scrisse al re di Francia che voleva la compagnia dicendo che era troppo vecchio e non era più in grado di sostenere la parte del Capitan Matamoros, quindi addirittura fu proprio gli fu impedito di andare a Parigi. Pensate che all'epoca per un attore andare in tournée insomma, alla corte del re di Francia era forse il livello più alto di carriera. Questo mobbing è stato fatto anche negli anni successivi, in cui proprio fu fatto fuori lo stesso Cecchini, sempre per questi motivi interpersonali, e quindi lo stesso Cecchini si trovò a dover ricostruire una nuova compagnia. Fu fatto fuori dalla compagnia degli Accesi e il povero Fiorillo fu fatto fuori anche lui. E poi con i Cecchini entrò nella nuova compagnia del Cecchini che girava in Italia. Quindi, insomma, il povero Silvio Fiorillo, fra dicerie, fra mali parole, fra litigi, eccetera, fu una vittima di mobbing. Ci sono anche delle sue lettere che lui scrisse proprio al Duca di Mantova cercando di spiegare e di raccontare un po' la sua versione dei fatti. Quindi il povero Fiorillo è stato uno dei primi vittime di mobbing nel teatro italiano. Adesso, invece, appunto, dopo avervi fatto vedere, voglio leggere invece, e con questo voglio chiudere un po', voglio farvi leggere proprio un pezzettino di questa grande e famosa commedia pubblicata nel 1632, che è appunto La Lucilla Costante, con le ridicole disfide e prodezze di Policinella. E vi leggo, allora, non ve la sto a raccontare, è una storia molto articolata che chiaramente ha come centro questa Lucilla Costante, cioè questa Lucilla che, essendo vedova, vuole rimanere costante nel suo amore, cioè diventa quindi irraggiungibile. E in questa storia abbiamo
vi racconto proprio il pezzettino, perché vi voglio leggere proprio le prime parole pronunciate da Pulcinella. In realtà, piccola parentesi, a livello proprio storico ci fu un'altra commedia che si chiama Colombina, pubblicata prima, dove viene nominato Pulcinella e c'è Pulcinella. Però questa, che invece è uscita più tardi, nel 632, in realtà però dicono, Lucilla Costante, dicono in realtà che sia uscita postuma, ma fosse in realtà la prima commedia realmente in cui è entrato in scena Pulcinella. E volevo leggervi appunto le prime parole, cioè la prima, volevo raccontarvi la prima scena in cui entra Pulcinella. Pensate che in questa storia, tra i personaggi, c'è anche il Capitan Matamoros. Si racconta che Fiorillo si alternasse fra le due parti, e cioè quando lui faceva il Capitan Matamoros, qualcun altro faceva un servo, non Pulcinella, un altro servo. Quando lui invece interpretava Policinella, suo figlio si racconta che faceva le parti di un altro capitano, in questo caso Scaramuccia. Quindi i due personaggi non erano insieme, ma si alternavano. Ovviamente in scena, perché Silvio Fiorillo o faceva uno o faceva l'altro. Altra parentesi, invece in questa storia lui, essendo un testo scritto, li ha messi in scena tutti e due. E c'è una scena in cui Pulcinella alle spalle, mentre il Capitan Matamoros non viene capito e si sente attaccato, inizia a volteggiare di spada minacciando 6-7 persone, eccetera, arriva Pulcinella da dietro e gli dà un colpo di batocio, di spatola. Ecco, perché all'epoca, appunto, all'inizio, Pulcinella, oltre alle cose che abbiamo detto, il cappello di corno, eccetera, eccetera, aveva anche la spatola, quello che noi conosciamo come, come batocio, che poi perse in seguito. E gli dà quindi una spatolata in testa e lo tramortisce. Quindi c'è proprio uno scontro fisico, un inganno fra Pulcinella e Matamoros. Quindi i due personaggi, anche se nella realtà non si sono mai incontrati perché interpretati dallo stesso attore, in realtà in questo testo Fiorillo li ha fatti incontrare. La storia in questo pezzo è che questo Fulgenzio è innamorato follemente di questa Lucilla, e il servo di Fulgenzio è proprio Pulcinella. E parlando con Fulgenzio, parla con Volpone, che nel testo viene descritto come come ruffiano, cerca di chiedere aiuto a questo ruffiano. Volpone, che è molto amico di Pulcinella, vanno per locande insieme, subriacano insieme, lo va a chiamare e va a casa di Fulgenzio e va a bussare alla porta sapendo che c'è Pulcinella. E questa è la scena terza del secondo atto, quindi la prima apparizione di Pulcinella è nel secondo atto. E ve la leggo, il mio napoletano è micidiale, quindi non fateci caso, però volevo leggere proprio le prime parole pronunciate da Pulcinella in un testo scritto, che, di cui noi abbiamo testimonianza. Comincia Volpone, che è da solo. Vorrò cominciare a servire il cortese Fulgenzio perché lo merita. Chiamerò fuori quel buffalaccio di Pulcinella, che siamo ancora oltre di qui amicissimi vecchi e compagni nello studio dell'osteria del Ceriglio di Napoli. Olà, o di casa, Pulcinella. Chi è? Chi chiama? Chi sfonola? Chi tozzola la porta della casa nostra? Chiedo ancora scusa per il mio napoletano. Volpone. Questa è la sua voce. Amici, amici, Pulcinella, odimi una parola. Pulcinella. Amici siamo e le forze come tanno. A che serve a dire amici, amici? Pensa che saranno amici, amici, che non aggio nemici. Chi è? Sono un tuo particolare amico. Vien fora perché ti ho da parlare. Io sto comodo qua e non me voglio scometare. Parla da loco che te rispondareggio. Volpone. E viena fuora di grazia che ho molto a far di te. Pulcinella. Io non aggio a fare di te. Non ci simmo nessuno, ca simmo asciute tutte fuori della casa a così m'è più comodo. Crepa e schiatta, che vuoi da me? Che se ben ce ne so, non ci voglio essere. Quindi
La storia è che appunto Pulcinella fa finta di non essere in casa, non vuole essere disturbato. Volpone. Pollicinella, buonasera fratello. Pollicinella si affaccia. Oh Volpone, buonasera e buon anno. Tu non stai in cervello. Se io t'agge ditto che non ce songa la casa e che si ben ce songo non ce voglio essere, chi ti ha dato le scienze che mi chiami per nome di figlio di Potana? Volpone. Perché sono tuo amico e molto di te mi fido, Pollicinella. Non troppo te ne fidare, caso diventato malizioso e concubinario. Volpone. E così voglio che tu sia, perché per ordine del signor Fulgenzio abbiamo a fare una grande imbroglia e un grande intrico. Pollicinella. Ave? Adonca diventeraggio un imbroglione? O bene mio, casaraggio imbrogliatore e vorraggio imbrogliare tutte le tavernare di Capua, di Napoli e d'Aversa. Quindi si esalta Pulcinella nel fare da imbroglione. Questo è un pezzettino letto male, recitato peggio, ma non importa, volevo solo condividere con voi questa piccola perla, che queste le prime parole. E pensate che il primo Pulcinella, quello appunto fatto da Fiorillo, era un Pulcinella molto diverso, era un Pulcinella molto più, se vogliamo, perfido, dispettoso, meno citrullo del Pulcinella successivo, ok? Beh, detto questo, io spero che sia stato interessante aver un po' parlato delle origini di Pulcinella, di questa maschera insomma, fondamentale e di questo personaggio Silvio Fiorillo che diciamo è stato molto conosciuto all'epoca, ma di cui si sono perse un po' le tracce. E quindi volevo ricordare anche questo grande personaggio che sfortunatamente poi negli ultimi anni, proprio a causa anche della vecchiaia, ma forse anche di un po' di mobbing, andò a scomparire, non si seppe più nulla dei suoi 15 anni, nemmeno così, insomma, abbiamo raccontato un po' delle sue storie, della sua carriera iniziata addirittura con un omicidio. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo capitolo e intanto vi auguro a tutti buon teatro. Ciao!